Tanto sono molto contenta di essere qui, sono molto contenta di avere l'opportunità proprio di partecipare alla presentazione di un libro così importante. Se il Movimento 5 Stelle, viene spesso detto, è l'unica speranza d'Italia, beh, guardandovi e guardandoci significa che fortunatamente l'Italia ha ancora tanta speranza. E sono contenta. Sono stata anticipata da un bellissimo intervento, sono stati toccati tanti punti. Uno di questi non possiamo esimerci dal ricordarlo e dal menzionarlo, è chiaramente la situazione greca che ben si attaglia e collima con il tema che stiamo affrontando, collegato alla gestione in qualche modo del potere bancario e finanziario. E lì si tocca proprio con mano quello che poi è presente un po' in tutte le nazioni europee, ma in generale quello che sta accadendo nel mondo in questo momento, e soltanto le persone che non vogliono vederlo non lo vedono. La totale spaccatura dell'interesse della collettività rispetto a quelli che sono gli interessi finanziari. Quindi c'è uno scollamento, una divergenza totale, si vede da come in realtà questi 240 miliardi che sono stati destinati ai cittadini greci, poi alla fine quanto in sostanza sia realmente andato alla collettività di quella società, a quel territorio. Il resto è andato nelle istituzioni finanziarie che, ahimè, prestano più o meno inopinatamente questi denari che ormai circolano completamente scollegati con l'economia reale e con gli indicatori di benessere della nostra collettività. Quindi siamo completamente in due mondi paralleli. E il Movimento 5 Stelle, non ho assolutamente remore a dirlo, è esattamente quella manifestazione di orgoglio e di dignità di una collettività che non vuole essere espropriata dei propri diritti, perché è una collettività che paga colpe che non sono proprie. È vero, noi in Italia siamo stati, si diceva, ecco, il Movimento 5 Stelle ha radici molto profonde. In realtà è così, perché c'è sempre stato un movimento, fortunatamente, non si è estrinsecato in una rappresentazione politica, però c'è sempre stata una presenza dei cittadini che in qualche modo venivano rappresentati all'interno delle istituzioni, ma poi queste strade, come dicevo, hanno preso due direzioni opposte. Lo vediamo tutti i giorni, lo dico perché questo in qualche modo è collegato con il tema principale del libro, che è appunto mi piace moltissimo questo titolo, tra l'altro, La Banda d'Italia, perché la dice veramente lunga di quanto gli interessi del nostro stesso Stato, cioè le istituzioni che dovrebbero tutelare gli interessi della collettività, ecco che passano totalmente dall'altra parte, dalla parte che vi dicevo si è totalmente discostata. Quindi il libro è un libro denuncia, da questo libro io voglio poi leggerlo anche con maggiore analisi, però ho già tratto, lei lo sa, spunto per un'interpellanza parlamentare che si svolgerà in aula il prossimo venerdì prossimo, e che prende le mosse da un articolo del Fatto Quotidiano in cui si racconta proprio la storia di un imprenditore strozzato dai debiti nei confronti delle banche, e questo istituto finanziario cui questo imprenditore è, di cui è cui, presso il quale ha aperto una linea di credito che si appella in qualche modo per strozzare l'imprenditore con un tasso usurario, si appella ad una circolare della Banda d'Italia, scusate, mi viene l'assonanza, della Banca d'Italia, ahimè, illegittima.
quindi in sostanza la Corte di Cassazione sconfessa, menzionando chiaramente la legge del Parlamento, sconfessa le stesse circolari della Banca d'Italia che vanno in altra direzione. Chiederemo in questa occasione spiegazione al Ministro, perché guardate, qui si tratta di situazioni che sono sotto gli occhi di tutti. Le istituzioni finanziarie non possono strozzare l'economia come a volte troppo spesso fanno. Queste, io giro molto l'Italia e vado proprio, sono attenta, siamo molto attenti alle problematiche delle piccole imprese. Cioè qua si tratta veramente di un'emergenza, di un grido di dolore. Un imprenditore appena un minimo di crisi di liquidità, anche se ha un'impresa assolutamente sana, a quell'imprenditore viene chiesto in quel momento così critico, in cui ci vorrebbe proprio una mano, un input, una piccola spinta, invece viene tirato verso il basso, e sono centinaia di casi. E questa crisi che economica è collegata anche a questo modo di fare credito, piratesco, perché le istituzioni finanziarie, guardate, non è che perché sono private non devono svolgere un servizio che è anche fortemente risvolto pubblico, anche perché, molto semplice, se abbiamo un bailout e un bail-in, bailout in caso di dissesto di una banca ci pensa lo Stato, bail-in in caso di dissesto della banca ci pensano i correntisti, beh, allora quell'istituzione finanziaria deve fare corrispondentemente quantomeno gli interessi della collettività. Altrimenti, in caso di crisi, si piange se stessa come ogni cristiano purtroppo non tutelato sulla faccia della terra. Quindi io sono contenta che siamo qui, sono contenta che ci siano persone come Elio, sono contenta che in tutte queste difficoltà che noi abbiamo, perché inutile illuderci, siamo in un momento molto difficile, in un momento di passaggio, però si sta anche scoprendo dall'altra parte, e io cerco questo nella mia attività politica, nel mio piccolo posso dire, e chiedo questo a tutti, perché questa è una cosa che possiamo fare tutti, ed oggi stiamo qui per questo, per dire a queste persone che sono in difficoltà che non sono più sole, perché la collettività è dalla loro parte, e perché quegli interessi e quei diritti che non sono più tutelati da chi ci dovrebbe tutelare, ce li stiamo riprendendo a fatica, però ce li stiamo riprendendo. Grazie.